Buonasera a tutti e ben ritrovati alla vostra Maika sul libro aperto. Ecco qua, vi faccio vedere il mio blog. Siamo all'indirizzo www.maikamedici.com. Di cosa vi parlo stasera? Del quarto volume della serie Falco di Anisa Ghidima, Reborn Man. Eccolo qua, guardate che bellissima cover. Ricordate i primi capitoli, tra virgolette, vi faccio vedere una piccola chicca. Questo è Carlos, eccolo qua. La cover è cambiata, è stata rivisitata, però questo proprio vi faccio vedere la prima. Pensate da quant'è che seguo, insomma, l'autrice. È Cruel Man. Mi manca Brave Woman, sì, in cartaceo. L'ho letto, però mi manca in cartaceo. Quindi Brave Woman e Reborn Man che andiamo a conoscere insieme. Quindi primo Carlos, Damian, poi abbiamo Cassandra e oggi conosciamo Chris. Eccolo qua, a parole mie. Se poi andate sul blog vedete anche qualche immagine. C'è chi dice che l'unica certezza sia la morte, che tutto il resto è imprevedibile. Ma chi avrebbe scommesso, almeno un pesos, che la grande famiglia di Carlos Cardosa sarebbe arrivata alle battute finali? Conosco la verità da anni, ma solo 2 mesi fa è arrivata la svolta, il momento in cui il mio piano è decollato, l'esatto momento dove ho deciso che sarei andato fino in fondo. Una verità scomoda per Chris, che ha deciso di volgere a suo vantaggio, a centrare tra le sue mani il predominio dell'Avana. Tutto è possibile solo spostando colui che gli ha fatto da padre, se necessario anche eliminandolo. Un impero che si sta innalzando su fondamenta fatte da inganni, bugie e tradimenti, dove gli scrupoli e il cuore sono stati sotterrati come il più prezioso tesoro. Praga e un paio di labbra tentatrici iniziano a disseppellire il suo organo vitale, sprofondato nel petto. Flebili battiti rimbombano nel cervello, indicandogli che è il momento di voltare pagina, dimenticando il passato, dando un'opportunità a quella ragazzina, tanto diversa da Cassandra. Quello sguardo ingenuo, la gentilezza vera e il sorriso di chi nella vita vede solo il bello mi hanno spinto a provocarla e a capire che diavolo ci faceva una come lei in un night. Ingenua ma determinata, delusa dall'amore ma pronta a farsi travolgere, scandendone lei tempi e modi. Non baciarmi dopo che hai baciato qualcun'altra, rovineresti il ricordo del tuo sapore su di me. Chris Carmona, nato per comandare, usando uomini, menti, braccia e corpi femminili. Che gioco sta facendo con Lia? In contraddizione nelle gesta, nel tono della voce, in ogni sussulto, che sia di rabbia o passionale. Chris si ferma e sta a vedere, guarda, studia e pianifica le mosse del suo avversario per mettere in atto il suo proposito. Non è un progetto, ma è quasi un'equazione matematica, l'incognita al posto giusto per essere svelate in un momento preciso. Ma c'è quella inaspettata, la Z, che come l'ultima dell'alfabeto è rappresentata dall'unica persona che si sarebbe mai aspettato capace di ribaltare le carte in tavola, rivedendo tutto e perdendo ogni cosa, di nuovo, anche l'amore. Le ha chiesto il brandy versato a filo perché si sente meglio il gusto. Ok, andiamo alla seconda parte. Questa è una frase che ho deciso di lasciare così in sospeso perché arriva a un punto cruciale. Vabbè, sarà il momento più bello del tutto il romanzo. Carlos, Damian, Cassandra e Chris, protagonisti indiscussi della serie Falco, così diversi eppure fratelli. Perché non è il sangue nel DNA a creare legami, sofferenze, delusioni, paure e abbandoni li hanno fatti ritrovare in una sola casa come una vera famiglia, nonostante cognomi diversi o fasulli. Ma una verità scomoda, l'arrivismo, la sete di potere, la vendetta e la voglia di ricominciare mette in atto un piano diabolico. Non ho intenzione di ripetermi né di svelare troppo. Posso solo lasciar parlare il mio cuore, così stupido è rimasto finora. Ancorato a Carlos, Darkman.
alla sua personalità e a quell'amore smodato per la sua famiglia che travalica tutto. Mentre Chris, nei precedenti volumi, è rimasto in un angolo celando sentimenti, fino a quando la sua vera personalità non si è palesata con Cassandra, gettando le basi per questo meraviglioso epilogo. Introspezione. Una parola che piace molto al lettore attento, necessaria a vivere appieno ogni personaggio, anche quello più ai margini. Per la Ghirima non è stato mai un problema presentarci i suoi di personaggi, anche se dopo la fatica costata per Damian, Cruel Man, dove eventi personali si sono mescolati alla storia, in Cassandra, in Brave Woman, ed ora in Chris scorgiamo la sua vera essenza e sensibilità. Reborn è sublime. La fine di un percorso dove l'autrice matura insieme ai suoi personaggi. Le idee restano geniali, ma il linguaggio si fa più pulito, delicato e romantico. Privato degli eccessi, pur rimanendo nel genere, Anissa dona ai lettori l'equilibrio perfetto tra suspense, avventura e amore. Complimenti di cuore. Chissà che un giorno non si possa sentire la voce di un erede di Casa Falco. Che vi devo dire? Forse è quello che mi ha emozionato di più. Quello più completo, che ho sentito più mio, delicato. Sì, è vero, non manca la passione, ma quella passione che non passa mai assolutamente la volgarità. Non perché lo sia stato in passato, però meno, cioè, meno un lato erotico, ok? Rispetto agli altri. L'ho detto, l'equilibrio è perfetto. Che dire, faccio i miei complimenti ad Anisa e vi invito, se non la conoscete già, a recuperare tutta la serie Falco. Io vi saluto, vi ricordo che sono all'indirizzo www.maicamedici.com, che c'è il gruppo di libro aperto e c'è il mio canale YouTube dove verrà caricata questa recensione. E lo stesso, vabbè, chi non conosce Anisa Ghirima, insomma, la trovate sui social. Ok, io vi ringrazio e ci vediamo prestissimo con un'altra video recensione.